Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Oggi con me ci sono Andrea Peduzzi. Uè. Anzi, il cadavere di Andrea Peduzzi, reduce da... Hai passato la mattinata con Baby Yoda. Poi abbiamo Francesco Tanzillo. Uè là. E credo al suo esordio su Outcast Massimiliano Gallo. Ciao a tutti. E tu sei qui semplicemente perché così facciamo una puntata, un episodio insomma, in cui parliamo di The Mandalorian e c'è almeno qualcuno che non passa tutto il tempo a lamentarsene. Esatto. Esattamente. Prima però, come al solito, prima di parlare della puntata di Mandalorian, volevo interrogarvi su delle notizie recenti. Mi piace questa cosa che in chat dicevate che vi interrogo. Esattamente la stessa affermazione. Non c'è cosa, quella mi dispiace aver avuto gli argomenti prima, perché a me quel brivido dell'imprevisto, così detto, cosa mi chiederà il Giopetto? Oddio, devo prepararmi. Sì, no, ma cioè non è che me lo sono venuto io in interrogazione, me l'ha detto lui, perché sappi che Peduzzi è una portinaia, qualsiasi cosa tu gli dici arriva a chiunque altro. Un pomacco praticamente. Esatto. La casalinga di Como, casalinga... non serve andare lontano, esatto. Come ne abbiamo e sono io. Allora, la prima cosa che volevo commentare, che è una cosa di cui in realtà non potrebbe fregarmene di meno, ma so che dovrebbe esserci un po' più interesse in alcuni dei presenti, e so che tu, Peduzzi, eri stato abbastanza convinto dalla sua interpretazione, è il fatto che dopo che per 2 o 3 giorni Mads Mikkelsen ha detto no, ma io manco so cosa sia Animali Fantastici, ha confermato che invece allora, sarà lui. Sì, però adesso non me ne frega più un cazzo. Voglio essere sincero, pure fare anche a Totò, a Rick Moranis, non me ne frega niente. Vabbè, ci sta, però voglio riportarvi una cosa. Io di Animali Fantastici ho visto il primo, quindi ho visto tipo 20 secondi di Johnny Depp, perché sostituisce sì. Colin Farrell e sì, poi c'è sì. Nel secondo film che non ho mai visto. Stavo ascoltando un podcast quando è uscita la notizia, non c'era ancora la notizia di Mads Mikkelsen, però c'era la notizia che sarebbe stato sostituito Johnny Depp, e commentavano in questo podcast, era uno dei podcast di The Ringer, The Watcher, e ne parlavano, e era fantastico perché i due palesemente non erano al corrente del fatto che c'era stato un secondo film. E quindi era lì che dicevano, ma perché stare a fare sto casino? Voglio dire, sostituisci negli ultimi 5 minuti del film la faccia di Johnny Depp con quella di Colin Farrell e tieni Colin Farrell. Quella che io chiamerei una bellissima mossa a tutti i soldi del mondo, alla Getty, quando nascosero al mondo l'esistenza che c'era quella brutta persona di Kevin Spacey e l'hanno sostituita all'ultimo, mentre invece da lontano lo vedi che c'è una fisionomia diversa, però l'hanno soltanto scontornata la faccia. Ma è anche una cosa che facevano già ai tempi di vivere, così. Io ammetto che è una cosa che in effetti mi è interessato. Mi interessa perché, vabbè, io sono un fan della... mi piacerebbe dire un fan della Rowling, ma l'animazione è diventata più scivolosa, diciamo. Poi sono un fan della saga. Ecco. Harry Potter mi è sempre piaciuto, li ho letti proprio volentieri, tutti i libri, i tempi. Non amo particolarmente i film, ma in realtà invece ho gradito, ho apprezzato molto, contestualmente parlando, i due Animali Fantastici, perché erano comunque farina del sacco dell'autrice, scritti e sceneggiati apposta, per cui era, per me era come se fosse una continuazione nuova. Ho trovato un po' più precipitoso in alcune cose il secondo, il primo molto, molto affascinante, poi vabbè, a me davvero piace quel franchise, per cui è... E devo dire che una delle cose migliori del secondo Animali Fantastici, secondo me, era proprio il Grindelwald di Johnny Depp, perché era un personaggio che funzionava molto bene, sia per come veniva, in questo caso non si tratta della trasposizione di un libro, perché appunto sono scritti ad hoc per il cinema della Rowling, e si trattava però di una bella costruzione del personaggio in base a quanto si sapeva dei libri, nel senso che nei libri è un personaggio, diciamo così, che compare una volta in un flashback, adesso non ricordo, però
È un personaggio evocato, non è un personaggio attivo nei libri, è un personaggio del passato di Silente. Non so che viene, se ne parla, lo conosciamo proprio nel primo libro, nel primo Harry Potter, nel primo romanzo, perché quando si parla di Silente si dice è l'uomo che in passato, da giovane, ha sconfitto il mago oscuro Grindelwald in duello. Quindi, cioè, e poi pian piano nella saga viene un po', emerge un po' il rapporto tra Silente e Grindelwald, però soprattutto nel secondo volume. E il personaggio in azione in realtà lo vediamo solamente nel film, e funziona molto bene, è caratterizzato bene, coerente, perché chiaramente c'è la mano della stessa attrice, e secondo me è anche una di quelle interpretazioni, cioè è stato bello vedere Johnny Depp recitare di nuovo dopo tanti anni, nel senso che era una bella parte, lui era coinvolto secondo me nel personaggio, si vedeva, non faceva le faccette, non recitava sopra le righe pur facendo un cattivo, cioè era veramente la cosa più interessante del film. Sono molto d'accordo. Per cui devo ammettere davvero che vederlo carismatico, ieratico, molto molto diverso ad esempio dal Voldemort di Ralph Fiennes, che secondo me non funzionava rispetto ad esempio a quello del libro, ma paradossalmente Grindelwald è un cattivo molto più interessante, poi legato un po' a doppio filo col nazismo, con tutta una serie di mitologie della Seconda Guerra Mondiale, perché poi anche gli anni in cui lui evolverà il suo potere sono quelli, poi vabbè, insomma, è un bel personaggio. E devo dire che a prescindere poi dal problema di Johnny Depp, dei suoi problemi personali, dal fatto che capisco, cioè capisco, non approvo completamente, anzi non approvo perché in realtà io sono una di quelle persone che, voglio dire, se una persona è colpevole ci mancherebbe, arresta, metterla in prigione, farle pagare il suo prezzo con la giustizia in tutto e per tutto, ma questo secondo me vale per tutti, cioè proprio dall'ultimo della fila, al primo della fila, all'attore VIP. Però se questa cosa non incide sul suo lavoro, tipo penso, non so, all'attore Mieli italiano che ha messo sotto delle persone in galera, chiaramente non può più recitare, ma grazie al caso. Però nel caso Vabbè, però di... lì si apre tutta quell'altra parentesi del incide sul suo lavoro perché è una Ovviamente, questione quello di volevo dire, immagine, però oltretutto è quello volevo Disney, dire, cioè è capisco disneyana perché... la cosa, non è Disney, però insomma. No, 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 certo, però quello che voglio dire, la seconda cosa, capisco anche che sei dato un lavoro estremamente, cioè fittamente legato con le pubbliche relazioni, in un momento in cui queste pubbliche relazioni sono particolarmente, cioè la sensibilità riguardo è particolarmente forte, tanto più che c'è comunque di mezzo un franchise per bambini, per ragazzini anche, nonostante poi sia molto cupo, per cui capisco la situazione, cioè poi che io la disapprovi o meno, la capisco perfettamente, quindi non è che sono scandalizzato. Devo dire però in tutto questo che la scelta che hanno fatto, secondo me, è la scelta sulla carta ideale per accontentare i fan, perché per quanto sarà difficile fare un personaggio simile a quello di Johnny Depp, va anche detto che siamo nelle mani di materiale narrativo nuovo di zecca, di un personaggio che ha attributi magici e che può modificare il suo aspetto. Cioè, secondo me è anche possibile gestire la cosa diversamente, per esempio, da come si era fatto con il Silente dei film, che era passato da aiutami, Nome Michael degli attori non l'ho da mai saputo. Richard Harris, mi Ha pare. iniziato Richard Harris, poi purtroppo è mancato e quindi il film era passato a chi? A Gambon, corretto, Sì, Michael Gambon. Gambon, sì. Esatto. E in quel caso lì, vabbè, chiaramente è vero che ha a che fare con un personaggio molto più artificioso nell'aspetto, però chiaramente si è proprio visto così. Qui è possibile che si scelga anche di gestire il cambiamento di cast in maniera un po' più morbida, vai a sapere. Potevano riprendere Colin Farrell, No, vabbè, ma forse. sai, lì Colin Farrell secondo me non ci stava per niente, nel senso Colin Farrell nei panni di Grindelwald non funziona. Colin Farrell funzionava bene nella situazione, diciamo, ibrida in cui adesso non so se avete visto tutti i primi Animali Fantastici o se se ne può parlare, perché si tratta anche di uno spoiler, però diciamo che in quel momento Colin Farrell non è Grindelwald, diciamo così. Mentre invece, ecco, l'idea di se si potesse gestire la cosa, diciamo, in termini di scrittura, sarebbe una buona idea, a patto di farlo decentemente, però poi vabbè, sti Decentemente. cazzi, puoi anche dire che da un momento all'altro c'è l'altro attore e fa niente. Detto questo, mi spiace per Johnny Depp che lascia, sono comunque soddisfatto della scelta su Mads Mikkelsen, perché secondo me è un altro attore che, tanto mi sembra una scelta estremamente...
a favore dei fan, perché davvero è un attore a cui non puoi dire niente e che effettivamente funziona molto bene col personaggio sulla carta. Sì, è bravo a fare quel tipo di cattivo. A parte che anche come taglio della faccia ricorda un po' Johnny Depp, gli spigoloni. E poi comunque ha già mostrato di saper fare il cattivo nel filmone grosso con Doctor Strange, per cui insomma. Sì, no, no, ma può funzionare. È un bravo attore, è carismatico, ha la faccia giusta. Paradossalmente, tra l'altro, ricorda un po' anche il personaggio che nel film aveva interpretato pochissimi fotogrammi, in poche scene, Grindelwald da ragazzo. Oltre che tenere tutti quei tratti abbastanza, diciamo, dell'Europa nord-settentrionale, che comunque in fin dei conti il Grindelwald, quando ci viene Sì, presentato, infatti Grindelwald non è non è inglese. inglese, anzi, tutti quei richiami, cioè, quando hai detto bene, Peduzzo, prima, quando hai parlato di Harry Potter e della figura di Grindelwald, che viene presentato come un, diciamo, la versione nazista Lui è un dei succedaneo di Hitler. maghi, Tra l'altro, questa cosa che nel mondo di esatto. Harry Potter, non so se lo sanno tutti, se tutti sono interessati, però praticamente il primo ministro del mondo magico si rivela al primo ministro del mondo normale. Quindi, tra l'altro, c'è il bellissimo inizio Sì, del Principe del principe Mezzosangue, mezzosangue. esatto, dove praticamente il libro si apre con il nuovo primo ministro inglese neoeletto che ha finito tutta la campagna elettorale, tutto quanto, così dice: ah, cazzo, finalmente ce l'ho fatta, sbattimento, così si insedia, e il giorno dell'insediamento gli compare davanti il primo ministro del mondo magico, gli dice: Quello, sai che c'è? il nuovo inserito, se non sbaglio, però c'era stato l'admissione di un cast Era e poi no, c'era era Scringeon. Scringer, però diciamo nel mondo magico non era neo insediato, però compare proprio per presentarsi e ti dice: sai che c'è? Nel mondo noi esiste il mondo magico, noi ci rivelamo esclusivamente al primo ministro, il nostro tramite sarai tu col mondo dei babbani, così, e incontrerai soltanto me che sono il primo ministro, per cui, e ti spieghiamo come mai nel mondo di Londra ci sono un po' di casini. Ecco, vedi, sai perché c'è traffico, c'è stato quell'incidente, perché in realtà c'è scappata sta bestia, ha fatto un casino, noi abbiamo occultato tutto, però insomma c'è In questa cosa. realtà è un grande spiegone quel capitolo, però ci vuole uno Però spiegone funziona bene ed piacevole. è un bellissimo inizio, perché dopo tanti Harry Potter che iniziano a casa dei Dursley, Che che c'erano due iniziano coglioni così, in sì, fin dei oppure che conti. iniziano magari anche con Voldemort, con l'ascesa, qui davvero l'inizio babbano è l'inizio più bello di quello che poi tra l'altro secondo me rimane il romanzo più piacevole. Sono molto d'accordo. Peduzzo, a livello di Potterhead, diciamo, abbiamo gusti abbastanza simili Sì, comunque anche tra l'altro gli perché. stessi di Stephen King, perché lui in realtà prima è un grande lettore, poi adesso non so come si è messo per nuovo le uscite trasfobiche della Rowling, comunque si è Uscire trasformi scoperta. adesso uno, diciamo, fa finta un poco di sì, ma a me L'avrà piace bloccata la su Twitter, storia. dai. Sì, credo di sì, perché c'è successo davvero. Che comunque. Vabbè, però in realtà King, prima che la Rowling se ne uscisse, era un grandissimo Bloccasse. fan di Harry Potter, ricordo che in particolare aveva speso belle parole per questo, perché è quello più dark. Nettamente. E vabbè, insomma, questa cosa è per dire che Grindelwald, presumibilmente, quindi era il mago in carica quando c'era Hitler in Germania, perché poi è chiaro che ogni nazione gestisce la politica diversamente. È bello anche perché attraverso Animali Fantastici abbiamo visto come funzionano le cose negli Stati Uniti, in Francia, cioè è affascinante anche aprire questo mondo. Quindi Grindelwald era il primo ministro tedesco, quindi, cioè Ma del primo ministro della magari regia tedesco. è il dittatore, nel senso che. Voglio dire, se Hitler non è che quello di Hitler è chiaro sia stato un insediamento più o meno democratico, che Questo poi diciamo punto che di non è. lore me lo sono dimenticato, cioè me lo sono perso proprio. Sì, comunque sì, Grindelwald come tempi. Difatti, quando c'è questa storia di Silente che sconfigge Grindelwald, tecnicamente è la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché poi in realtà noi sappiamo che il regno di il mago oscuro successivo, cioè Voldemort, agisce negli anni 70. Sì. Perché poi bisogna considerare che la serie, la saga di Harry Potter, è ambientata in realtà Finita nella negli anni seconda metà degli 80. anni 90. Sì, anni 80. Sì. È lui perché nasce alla metà degli anni 80 e poi tutto quanto è ambientato
Sì, Negli anni sai. 90, quando è stato, cioè, diciamo, si è tenuta più o meno la data di pubblicazione del primo libro. Esatto. Sai pure cosa? La scena finale del secondo Animali Fantastici mi ha fatto tornare in mente una delle, diciamo, metà dell'ultima stagione di Peaky Blinders, che parla di come in fin dei conti anche in Gran Bretagna ci fosse un partito fascista, un partito nazista, e mi ha ricordato proprio quell'impostazione dell'andare a parlare con le persone per bene, tra virgolette, e dire no, guardate, sì, siamo nazisti, ma non è che siamo delle merde. No, no, Mi ha ma infatti ricordato la molto cosa questa bella veramente cosa. di quel di Johnny Depp e di quel personaggio, come l'ha scritto, è che non si presenta, non, cioè no, no, non è un cattivo Non coi è denti, che gli grigna i efferato, denti, così, è uno che ha le sue motivazioni. Tant'è esatto. che appunto noi veniamo a sapere dai romanzi che era un amico di Silente, la ragazza, è un personaggio che ha un trascorso un po' più complesso rispetto a quello di Voldemort. Vabbè, insomma, comunque diciamo, secondo me Va bene. Mikkelsen è una buona scelta. Dai. Va bene, vai. Mikkelsen approvato dalla Dalla cupola cricca di dai Outcast. poteriani. Però vabbè, mi Esatto. sembra che anche in giro online se ne stia parlando tutto sommato in maniera positiva. Tra l'altro c'è stata anche la campagna, vabbè, ma se togliete Johnny Depp da qua dovete togliere anche Amber Heard da Aquaman. Sì, Ok. vabbè, sì, grazie. Fa sempre Mikkelsen. Ma tra l'altro è sempre Warner, o sbaglio? No, Sì, è sempre Warner. è sempre Warner. Warner Sì, è Warner. su quei franchise lì, perché mo ci vuole, non c'ha nomi grossi, cioè quando ne parlavamo proprio la settimana scorsa, i nomi grossi, grossi, grossi della Warner su quelli. Cioè, paradossalmente, quello che fa Avengers per la Disney lo fa Harry Potter per la Warner. Cioè, Harry Potter, quello che veniva È del uno Wizarding. dei pochi franchise fuori, diciamo, dall'impero Disney per ora. Sì. Niente, niente, tra l'altro, beh, un po' perso, magari ha un po' perso forza rispetto a qualche anno fa, però secondo me è sempre una roba grossa, ecco. Sì, dessero anche in mano un regista decente sarebbe un sogno, però Vabbè, vabbè. no. Beh, ce l'hanno avuto nel terzo Harry Potter, poi hanno detto, Sì, no, non ma esageriamo. poi c'è stato praticamente il crollo, però quello che è veramente inqualificabile è David Ayer, no, Ayer, come David Yates, è Sì. terribile. Sono tutti quanti controcampi, come di qualsiasi strettizia. Ma tra l'altro a un certo punto ha cominciato a farli tutti lui. Sì, Sì, cioè lui li ha fatti questo è. tutti dall'Ordine della Fenice in avanti, se non sbaglio, o dal L'Ordine Principe Uccello Mezzosangue. ha diretto un altro. David Yates ha preso possesso della saga con il quinto, che è sì, l'Ordine della Fenice, L'Ordine perdono. Fenice, Principe Mezzosangue, i due Doni della Morte e poi gli Animali Fantastici. Sì, Tutto lui. è molto banale Beh, come. va bene, cioè tenetelo imprigionato lì, che quando ne è uscito un attimo ha fatto un Tarzan inguardabile. Cioè, va bene, No, cioè, stai però lì. secondo me il punto è che va bene, perché comunque se è un buon mestierante, tutto sommato è vero, non è, ma non è che se gli dai, cioè secondo me il problema degli Harry Potter che ha fatto prima era che le sceneggiature secondo me non erano adattate poi così bene. Paradossalmente con Animali Fantastici funziona meglio, in Perché non so particolare. sceneggiature adattate, però Esatto, cioè ci secondo vuole me lui fa quello che gli viene detto testa bassa e va a fan bagno. il Tanto principe di ricordo Azkaban, non anche altri registi nella saga che avevano fatto bene, secondo me. Ma a parte che secondo me il primo Harry Potter di Columbus è godibile, c'è cioè un film per i primi ragazzi. due Harry Potter ho rischiato il coma. Però vabbè, cioè magari è un problema mio. Mi è piaciuto molto il terzo di Cuaron e ho detto ok, basta, mi fermo qua, non ne ho Il più terzo di guardato. Cuaron è il meglio perché dal punto di vista stilistico e registico poi diventa quello che traccia la linea dentro al quale cercano di far ricadere esteticamente a livello registico tutti gli altri, ed è un passo effettivamente abbastanza grosso, ma la cosa più bella proprio che non vedi nemmeno farla nei libri è che nel terzo i ragazzi che hanno dovrebbero avere 13 anni fanno i ragazzi, quindi si sfottono nelle camerate, quindi hanno questo aspetto molto più umano a livello di commedia adolescenziale piuttosto che essere dei piccoli bambini automi o del tipo io. Mociuli, proprio già quando leggevo ponevo il problema architettonico, ma questi nei dormitori dove vanno a cagare? Cioè, è un pensiero stupido, magari, ma Hanno mi nei chiedevo: bagni, i i bagni sono bagni dove? in giro Cioè, per la sono scuola. Comunque, esatto, è per dire. secondo me, anche quello di Mike Newell, il quarto, non era così male. Sì, perché c'è un ritmo incredibile, davvero Sì, però film fantasy, sì, anche lì. però tutto Però ripeto, vabbè, azzeccato. io ammetto di essere veramente fuori fuoco con i film tratti dai romanzi, sembra il solito discorso, però
Poi magari finiamo di parlare di Harry Potter perché se no Sì, monopolizziamo il infatti. podcast, ma è proprio per dire che effettivamente manca sette di libri che è il fuori onda, diciamo così. Cioè tutto il mondo, tutti i dettagli di quel mondo lì nei film non entrano abbastanza bene e si perdono. Nessuno. E poi vabbè, manca la Britishness, nel senso i romanzi di Harry Potter sono veramente quella roba da leggere con il tè al caldo d'inverno. I film Allora, secondo me non riescono a funzionare altrettanto bene. Cioè, ti dirò di più, però. non ho mai trovato uno che mi abbia veramente convinto, compreso quello di Cuarón, che è comunque il migliore. Ti dirò di Tranne invece più. Animali Fantastici, invece me lo bevo più volentieri. Io, per me è stato durante gli anni dell'università la mia lettura defaticante delle vacanze di Natale. Io facevo l'ultima correzione prima delle vacanze di Natale e poi prendevo e attaccavo Harry Potter per Beh sì, anche rilassarmi. perché io mi ricordo che ho comprato Il Principato Sangue e l'ho iniziato a leggere in treno dopo aver dato l'ultimo esame e me lo sono proprio letto che nevicava, era una figata. Chiudiamo la parentesi, se no. Va bene, chiudiamo la Anche parentesi perché Harry sono finito a Potter. guardare l'Instagram di Emma Watson. In questo Ok. momento. Intanto avete tirato in ballo Disney e c'è notizia di questi giorni che Disney si è ripresa Daredevil, però con tutta una serie di postille perché subito la gente ah, portate avanti le serie di Netflix, a parte che no, vanno benissimo dove stanno, non portatele avanti, fate qualcosa di nuovo piuttosto che magari viene meglio. Ma a quanto pare questa cosa in realtà non è molto possibile perché sia per questioni legali, perché comunque le serie quelle rimangono di Netflix come IP, come franchise, e quindi sì, Marvel può ovviamente può usare Daredevil per farci altro, ma quei personaggi con quello sviluppo lì sono, cioè quantomeno dovrebbero trovare un accordo perché Disney portasse avanti su Disney Plus quello che è iniziato su Netflix. Oltretutto non so quanto interessi a Disney avere su Disney Plus delle serie che sono iniziate su Netflix e che vanno avanti lì senza Pensa poter se invece portare. portano avanti quello di Ben Affleck. Ma che Pensa un po'. meraviglia, sarebbe un sogno. E oltretutto spiegava l'attore Charlie Cox che c'è anche, che vabbè, una cosa che ha senso, c'è anche il problema che dice quando ti scritturano per una serie TV, tipicamente tu firmi un contratto per boh, 5-6 anni, quel che l'è, di modo che sei a disposizione, e solo che una volta che le serie le hanno chiuse, la gente si è messa a fare altro. È un po' quello che si diceva per Mindhunter, che siccome la produzione era ferma, avevano detto che per il momento la bloccavano così liberavano dal contratto gli attori che potevano fare altro e quindi sarebbe anche un casino riuscire a rimettere tutti d'accordo con ciascuno con i suoi progetti in corso, eccetera. Insomma, è abbastanza improbabile. Ma a voi, ipoteticamente, interesserebbe di più vedere Marvel che fa altre robe con quei personaggi o vedere ritornare quegli attori per fare cose nuove? Marvel che fa altre robe con quei personaggi. Io Sono abbastanza dissento d'accordo. invece. Ah. A me non dispiacerebbe che l'universo Netflix, perlomeno non tutto, però Jessica Jones e Daredevil finissero in qualche modo. Cioè, non so che mi rendo conto che non è una cosa che succederà, però non mi dispiacerebbe tutto Ma a me gli attori piacevano, per cui non mi qua. E dispiacerebbe, a me. però vorrei Piazza Pulita, cioè levatevi dalle palle la gente che ha scritto quelle serie. Ma Ah, beh, sì, esattamente. ma secondo me la prima Esattamente. Jessica Jones è un po' in realtà. No, ma anche a me è piaciuta la prima di Jessica Jones, però insomma. Ma ci è piaciuta la prima di Jessica Jones perché c'era un Purple Man clamoroso. Ragazzi, era la prima roba carina che c'era su Netflix, appena al lancio. Esatto. Era il Mandalorian dell'epoca. Il Mandalorian di Netflix, il grande gancio. È vero, perché in Italia è arrivato praticamente con Daredevil. È arrivato, Esatto. anzi, è arrivato che Daredevil era già uscito in America da un pochino. Sì. Ma mi pare che prima c'è stato Jessica Jones, non vorrei dire No, una il primo è cosa. stato No, Daredevil. in Italia. Ah, ok, vabbè, comunque sì, era, cioè tu ti abbonavi a Netflix e quella era la killer app di Netflix all'epoca. Vabbè. Dai, basta, passiamo a parlare di Guerre Stellari con un saluto a David Prowse. Ma come si legge Prowse? Prowse. David Browser. David Browse. David Ma non Bowser. è coso quello nero che faceva anche Conan? Chi? No, No, quello è è Karim Darius. Abdul-Jabbar. No, No, intendevo che c'era gente che a un certo punto nel lutto si confondeva con David James Darius è un Earl altro Jones. tipo.
Ah, James Earl E in Jones. realtà James Jones doppiava Darth Vader, mentre Sì. invece David Prowse doppiava il Ma tra l'altro io figlio. ricordo sta cosa, non so se sia vera, di aver letto che David Prowse inizialmente non lo sapeva che sarebbe stato doppiato e ci è rimasto anche un po' male quando ha scoperto che David Prowse gli Pensa aveva se non era previsto e poi l'hanno sentito recitare, e cioè non era proprio di andare, vieni, fai quello che sai fare così, Luke, io sono tuo padre, cioè ha funzionato proprio male, così. Aveva già sul primo film, però, in realtà. E gli hanno detto: guarda, senti, ti dobbiamo doppiare perché, insomma, quando facciamo le riprese sul set, tu parli col casco in testa, non si capisce niente. Anche Lui: ah, perché no, Giovanni mi sembra giusto, mi sembra dice giusto. Allora giusto. faccio io il doppiaggio. No, no, a questo punto, già che ti doppiamo, abbiamo chiamato James Earl Jones. Ma tanto nel primo film mi pare che tipo della serie ha tre battute, adesso non mi ricordo, tipo ora sono io il maestro e poi tipo notevole un paio di volte. No, ma come? No, Sei no, no. sotto, no, detesto la tua mancanza di fede, sei Detesto la tua sotto accusa. mancanza di Sì, ma poi fede, c'ha sì. l'interrogatorio a lei all'inizio. Esatto, chiacchiera un bel po', Chiacchiera un bel contestualmente. non tantissimo per la carità, non fa i Chiacchiera più di Johnny discorsoni. Depp nel primo Animali Fantastici. Peduzzi, già ti si sente una merda, almeno smettila di interrompere la Ah, scusate, gente. perché non sentivo sotto, scusate. No, poi insomma c'era Magallo che per la prima volta apriva bocca da quando abbiamo iniziato. No, ok. Vabbè, comunque, che tra l'altro tutti lo ricordano per Darth Vader, però era anche in Arancia Meccanica, la guardia del corpo che prende in braccio il tipo, il gigante. Anche se comunque era più basso dell'attore che faceva Chewbacca, perché c'è la foto che gira con loro trasformati in fantasmi della forza ed è più alto Chewbacca. Adol Peter Mayer. Peter Mayhew. Meglio, bravo, attenzione. Allora, visto che ci sei tu, Massimiliano, parliamo della quinta puntata di The Mandalorian, che ho visto ha trasformato chiunque abbia seguito le serie animate di Guerre Stellari in una pozzanghera di liquido seminale. Erano tutti Sì, lì. sono Ah, assolutamente d'accordo. E sono uno di quelli, peraltro, quindi va benissimo. vedi? E io l'ho trovata gradevole, sì, è sfiziosa lei, però cioè, adesso io mi rimetterei qua a dire le cose che ho detto per 5 puntate consecutive su The Mandalorian. Senta, però la cosa positiva è che dura mezz'ora, questa qua ha durato ben 45 minuti, cioè 15 minuti in più che io, diciamo, avrei anche sforbiciato, non so voi. Ma però non l'ho patita tipo come ho patito il primo episodio della stagione. Questo qua tutto sommato l'ho trovato abbastanza scorrevole nei limiti. E E peraltro è stata stavo la... pensando, Scusa. io ho il No, problema di essere scusa, ma diverso. Andrea, non Ah, interrompere. infatti ne stavo parlando, mi ha interrotto lui. Infatti, Ma ha chiesto io scusa. sono entrato, Tra l'altro mi hai guarda appena un po'. interrotto anche tu. Quanta Finito, formalità. non se ne esce. No, volevo solo dire questa cosa, che ho l'impressione che sta serie sia ottima per chi non sa niente dell'universo espanso, perché guarda sti personaggi che appaiono e dice, vabbè, però sarebbe carino se si vedessero un po' di più sti tizi che sembrano sfiziosi, però sti cazzi. Ottima per chi sa tutto, perché, ah, figata, è tornata Ahsoka Tano, ah, tutto bagnato. Io ho il problema che so che quelli sono personaggi dell'universo espanso, ma non li conosco, e quindi allo stesso tempo non me ne frega niente di loro, ma c'ho il fastidio del, ma perché tutto sto tempo a della gente che si vede 5 minuti, stai facendo lo spin-off delle altre serie, vaffanculo, parlami del Mandalorian. Non lo so, vivo male sta cosa ed è un problema mio. Ma tu, io voglio proprio voglio sentire l'esaltazione, l'esuberanza di quello che quando è apparsa Ahsoka Tano ci ha avuto un mancamento. Ah, ok, sì, ma fondamentalmente è esattamente quello che è successo, perché stavo in macchina, stavo in pausa pranzo, avrei dovuto avere la giornata libera, invece stavo lavorando, pausa pranzo, ho detto andate tutti a fanculo e me ne sto qua a guardarmelo sul cellulare. Quindi venerdì scorso è stata la puntata, me la sono rivista tipo due volte, una volta sul cellulare, una volta a casa, perché non ci volevo credere quanto sono riusciti a farla bene, a rendere bene il personaggio. Sia a livello fisico sia a livello proprio del carattere di Ahsoka, perché da bravo fan delle serie animate ho visto tutta la crescita di Ahsoka nell'arco fino dai tempi delle guerre dei cloni fino alla fine di Clone Wars e poi dopo in Rebels, e vederla
è strano da dire perché comunque, cavolo, è sempre un telefilm, però vederla in carne e ossa ha fatto un effetto, mi ha proprio esaltato, mi è piaciuto un sacco. Però capisco anche quello che dici tu, Giopep, che effettivamente è bellissimo, però si vede questa puntata, fine, e non, probabilmente non tornerà più, almeno non so se in questa stagione, forse nel finale? Come è stato secondo per... cioè, allora, o torna qua o ci fanno lo spin-off, perché non è che stai a pagare Rosario Dawson per apparire una puntata, sicuramente c'è in ballo altro. Sì. A meno che non stia smaltendo ancora i soldi del Daredevil, tipo per rescissione di contratto. Possiamo farti fare una comparsata in una serie nuova oppure pagarti, oppure, oppure scopri quello che c'è dentro la porta numero 3. Beh, va detto che col fatto che Favreau cura la serie, lui probabilmente ogni questa puntata gli facciamo partecipare, aspetta, guarda un po' chi c'ho nella rubrica, ah, chiamiamo Michael Biehn per fare la guardia della tizia, ogni puntata c'è qualcuno famoso che arriva, saluta e se ne va, per cui magari è così, però mi sembra, cioè, secondo me è troppo era comunque non è un cameo, era una scelta di casting che era stata annunciata, secondo me vuol dire che comunque ci vogliono fare qualcosa di più, poi magari non è in The Mandalorian e stanno buttando lì i semi per fare lo spin-off. Dici che è più una presentazione per chi non ha visto le serie animate che altro? Perché effettivamente qua non dicono tanto di Ahsoka di per sé, cioè si sa che è una Jedi, anche se non è una Jedi, è un'utilizzatrice della forza, è una Jedi per come la vede la cattiva della puntata. Per come la vede la casalinga di Voghera. Esatto. Ma sì, perché, perdonami, lei non è mai stata investita ufficialmente? No, assolutamente, lei è stata... Era la Padawan di Anakin, perché ho visto le prime quattro puntate. Non è riuscita a dare l'esame, diciamo così. No, proprio se n'è andata lei dall'ordine. Nella quinta stagione, se non mi ricordo male, quarta o quinta stagione, la accusano di un omicidio che lei non ha commesso, lei riesce a scagionarsi, però ha visto tutto, tra virgolette, il male che sta nell'ordine dei Jedi e decide di andarsene, abbandona le sue spade laser ad Anakin e se ne va proprio via dall'ordine Jedi. Quindi lei è addestrata, ma non è uno Jedi. Va detto che se dopo 5 stagioni non t'hanno ancora fatto Jedi, secondo me lei già ci aveva pensato di andarsene, perché che palle, scusa. È come giustamente Anakin dentro al film, dopo 3 film non ti hanno ancora fatto maestro e allora vaffanculo, crepate Jedi. ma sono d'accordo con Ahsoka, i Jedi sono corrotti. Allora è chiaramente la vendetta dei Sith è chiaramente il Tangentopoli della Vecchia Repubblica, ma stiamo scherzando. Ma al di là di corrotti sono coglioni, cioè questo spiegano, io prego, più che corrotti, perché... coglioni, si sono d'accordo, inizia comunque con co, ma insomma, cioè, voglio dire, si fanno fregare come dei rincoglioni, cioè, adesso voglio dire, è quello che ci ha raccontato Lucas, non l'ha detto lui, non l'ho detto io, i Jedi sono tutti quanti la panza perché sono stanchi e non c'hanno più nessun nemico da combattere, ma sì, stanno lì imbolsiti sempre in poltrona, no quello è troppo vecchio, no quello non ci piace, Obi-Wan che stai a fare, boh, alzate, l'unico che si muove lo ammazza da Darth Maul e vabbè, spoiler su episodio 1. Madonna, c'è già più di 10 anni. Io ho passato, devo dire, quasi tutta la puntata a chiedere ma chi cacchio è questo, poi se ti dico era Michael Biehn, ok, non riuscivo a riconoscere la faccia, è invecchiato però, mamma mia, ma voi l'avete visto di recente da qualche parte? No. Io no. No, purtroppo no. Mi chiedevo se era un po' che non lo vedevo. Non lo so, io ho questo problema. Vorrei capire se è condiviso anche dagli altri due lamentosi delle scorse puntate. Che anche quando mi piace, e mi è piaciuta sta puntata, poi vedo la gente appunto che si spara e dico, vabbè, madonna, calmatevi, ma che è? Sembra che avete visto... Uguale, l'altro giorno stavo cucinando, cioè, mentre aspetto che scalda il forno, metto a sfogliare questa cosa su Facebook, trovo sto tipo tutto qua con le mani spellate per dire, ah sì, guardate, sì, ma io non ci vedo niente di così clamoroso, sconvolgente, sempre la solita roba, sempre fatta a modino, simpatica, il western che invece di durarti 2 ore e mezza che dura 45 minuti, il setting cupo, però in fin dei conti, no, mi sembra sempre il solito ottimo prodotto confezionato alla perfezione, ma tremendamente standard, e credo con qualche idea registica
molto in meno rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime due puntate, che a me in fin dei conti mi cioè il western ok, ma a me piace tipo il caccia, cioè l'astronave con i mandaloriani con i jetpack che ci vanno a fare l'assalto, mi piace il fatto dei caccia che vanno dietro la nave del mandaloriano, mi piacciono le motociclette che saltano giù dalla scarpata, sai, queste cose un po' più di ampio respiro che aggiungono un po' di frizzantezza, questo l'ho trovato incredibilmente statico e forse eccessivamente didascalico anche per questa caratterizzazione del pianeta Bolsonaro dove hanno disboscato tutto e tutto quanto color terra perché hanno fame e soffrono, cioè anche meno, veramente anche meno. A questo punto meglio il pianeta Civilization con i polpi che vanno a pesca. Ma quello per me è il mio pianeta preferito fino adesso, quello dei Il polpi pianeta, che vanno. il pianeta Irlanda, il pianeta Dublino, cioè che bello bersi la Guinness con i polipi a fine lavoro, è un sogno. Vabbè, la Sì, anche. staticità è anche un po', mi sembra, cioè, ci sono in giro tutti i confronti e volevano fare la puntata Kurosawa e Ma così. anche, sì, ma anche meno, cioè, ripeto, cioè, vuoi fare la puntata È Kurosawa la prima su. volta che sei ancora più infastidito di me. Sì, sai perché? Perché a un certo punto, come capiamo, all'improvviso due inquadrature hanno scoperto Kurosawa. Fratello mio, ma te ne devi mangiare di scorze di pane per fare Kurosawa? La stessa cosa, Ghost of Tsushima, mi metti la modalità in bianco e nero per dire, ah, guardate, è Kurosawa. No, si chiama appropriazione culturale. Vabbè, Ma si chiama Madonna. desaturare l'immagine, basta. Ma No, aspetta, la desaturazione dell'immagine te lo fanno in modalità bianco e nero di Demon's Souls. Quella là invece, diciamo, mette anche un po' di contrasto, ti dà quel tocco che dovrebbe sembrare inchiostro e dagli. Però non ci, cioè, per me, ripeto, cioè, tu a forza di tutto omaggiare quelli che omaggia Lucas, ma quindi tu, cioè, in questa catena filologica mi sembra sempre che stiamo saltando un passaggio, quindi stai ricopiando, stai effettivamente capendo quello che stai vedendo? Mi spiego meglio. Ho rivisto un paio di settimane fa, per qualche dollaro in più, la famosa scena della presentazione dell'ambiente fatta dal locandiere, e poi la settimana dopo mi sono visto La sfida del samurai, e effettivamente Sergio Leone era uno che ti prendeva quelle cose, te le smontava, te le rimontava nel contesto western e te le faceva funzionare senza essere didascalico. Mentre qua invece mi pare sempre il solito lavoro di lavorare di gomitate, di strizzatine d'occhio, che quindi dice, vabbè, dai, che palle, ho capito quello che stai facendo. Ma pure quando il Mandaloriano spara e si fa girare la pistola per rimetterla nella fondina, questo non è Kurosawa, frate, per dirti. Sono stato cattivissimo. Però io ho trovato molto carino, anche se vabbè, è più un'idea di sceneggiatura che altro, l'idea che loro sono lì, che fanno il duello western e ascoltano cosa sta succedendo dall'altra parte. Tipo. Quella è la parte Sì. migliore, secondo me. Sì, anche Perché perché. Scusa, vai. vanno, No, no, vai, vai, dici. ho parlato, vai. No, 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 è la parte in cui si vede che effettivamente per essere un super professionista. Come sono loro due, non c'è bisogno per forza di combattere. Ci sono già i capi che si stanno scannando. Lasciamo scannare loro, poi vediamo chi vince, vince, va bene così. Poi, vabbè, la guardia del corpo che cerca comunque di fare l'ultima furbata e viene fregato dall'eroe, che anche lì, bello, però, insomma, sempre perfettino sto mando. No? Ha Sì, sempre ma perché la pistola pronta e colpisce sempre in testa e. lo straniero senza nome di Clint Eastwood là, capito? Quindi cioè, deve essere così, perché a parte tra l'altro, seppure lo spari col Beskar, che ripetiamo, non è stato tagliato da una spada laser, quindi cioè, quel fucile del mercenario gli fa una sega, seppure lo spara perché è rivestito di Beskar, a questo punto non c'è manco senso farlo arrivare a sparare, quindi pam, pulito, veloce, perché deve essere Un così. suicidio. Esatto. Cioè, anche questa cosa della velocità dell'estrazione, ritorniamo sempre al discorso per il quale c'è la sospensione dell'incredulità che non mi fa sentire in apprensione per i personaggi. Quel duello lì è bello, è teso, se tu sai che dall'altra parte c'è qualcuno, contro il cattivo c'è qualcuno che può morire di fallibile, mentre invece, dopo che hai visto che uno con un Jedi con la spada laser non ti taglia le mani, lo blocchi come se fossi Batman,
mi fa cadere molto questa, ne parlammo già, il senso, cioè non sono in apprensione per la salute del Mandaloriano, che in un duello western è quello il punto. Com'è mo ci vuole sul finale di, cioè di, sul finale di per, qualche, per un pugno di dollari, che lui praticamente sì, viene sparato col fucile, si toglie la pettorina metallica e poi là quando fa il duello finale contro Ramon che gli fa buttare il fucile a terra, là praticamente è di nuovo scoperto e quindi potrebbe comunque morire. Cioè c'è una scansione della tensione e una motivazione di quella tensione che è incredibilmente diversa secondo me. Perché ritorniamo sempre a Kurosawa e per un pugno di dollari è Kurosawa fatto all'italiano. Ok, però adesso sto diventando quello che è l'avvocato del diavolo. Dal punto di vista. Comunque è una puntata che secondo me racconta un po' di cose interessanti se sei uno a cui non gliene frega niente che ogni due puntate appare qualcuno dei cartoni animati, ma vuole solo seguire le vicende di Mando e del suo poppante da passeggio, perché tutto sommato ti fa vedere come si è sviluppato il rapporto fra di loro. C'è quella cosa carina di Baby Yoda, che io continuerò a chiamare Baby Yoda, non raccontiamoci cazzate, che quando finalmente le Mando lo chiama col suo nome, Gro Gro, Gru Gru, gargarismo, alza la testa e fa vedere che ci tiene. Cioè, comunque, Però quella è scena. figo, scusa se ti interrompo, è figo comunque perché sembra proprio un animaletto. Sì. Miyagi, come si chiama? Cioè, non l'ho Grogu. dimenticato, Grogu, Grogu. Grogu, Grogu. Cioè, lui Gargarismo. risponde proprio come riflesso Gargamella. condizionato. Sì, e beh, per forza è l'unica parola che capisce. Però ecco, tutta quella parte secondo me è molto carina e funziona nel far vedere come si sta evolvendo il rapporto. Poi, alla fine, al punto di vista del racconto di loro, certo, la faccenda rimane sempre. Siamo arrivati qua dove dovevamo trovare questa, dedichiamo 5 minuti a quello che dovevamo fare con questa perché poi c'è da salvare l'ennesimo pianeta e alla fine lei mi dice, ah sì, devi andare a trovare un altro Jedi su un altro pianeta. Che palle! E continua questa struttura uguale a quella dell'ascesa di Skywalker. Abbiamo trovato il cazzetto, ce n'è un altro sull'altro pianeta. Allora andiamo sull'altro pianeta, ma ce n'è un altro, che basta! La tecnica del MacGuffin fuggente si Sì, sposta sempre quando non lo guardi. però vabbè, qua cioè, ci sta comunque, come dicevamo, molto più che in un film, perché alla fine è una serie TV, ogni puntata un pianeta, voglio dire, per carità, ha senso. Non Però sì, la lo so. struttura di tutte le puntate è esattamente quella. Anche metto da parte un attimo il mio essere fanboy della puntata, però sì, effettivamente mentre la guardavo, tipo la terza volta, messo da parte l'entusiasmo per Ahsoka, ho detto cavolo, però effettivamente c'ha ragione Joe Pepp, che avevo sentito il podcast poco prima della scorsa puntata, ed effettivamente la struttura è sempre identica, non c'è mai una virgola di diverso. In qualunque puntata. L'unica eccezione è appunto la, tra virgolette, prima puntata, che se fosse stato in TV normalmente sarebbero state due. La premiere, che quindi stavano su un pianeta per due puntate invece che. Sì, è la variante quando tornano su un pianeta dove sono già stati, anche. Ah, giusto. Però in effetti in questo caso specifico, per carità, anche nell'altro, ok, vai da qua, digli che ti mando io qui, va dalla persona che è, però no, vai in quest'altro posto e fai quella cosa lì. Tanto è una cosa veramente senza senso. Vai in quell'altro Piazzalo lì e posto. vediamo che cazzo succede, No, sostanzialmente. lo deve piazzare sull'antennone e quando arriva il 5G tutti gli Jedi lo capiscono, lo percepiscono. Okay. Ah, va bene, ma scusa, ma non puoi fare tu che sei già qua, che sei... No, 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 cazzo, Ma poi è bellissimo. perché non vuole succarsi il poppante, Beh, è fondamentalmente. chiaro, Ma infatti mette le mani è avanti e dice tu chiaramente Peduzzi. vai al tempio, lo metti sul piedistallo e arriva uno Jedi lo sentirà e arriverà. Comunque non io, non vengo io, non pensare che torni io. Scenario di consigliare di abbandonare il pargolo davanti alla chiesa, cioè, siamo comunque in quell'area, in quel campo da gioco lì. Beh, E quindi mi chiamano praticamente Gnarghi Esposito, praticamente. detto questo, comunque al di là del fatto che questa struttura mi ha rotto un po' il cazzo, che voglio vedere, però promettono, leggevo oggi i sceneggiatori che promettono che i prossimi tre episodi saranno molto molto più spericolati a livello di struttura, per cui staremo a vedere.
Però mi è piaciuto l'episodio, mi è piaciuto, io, ragazzi, nel senso, io voglio le robe di Star Wars, le voglio grossolare, voglio le spade laser, voglio quelle cose lì. Per cui mi è piaciuto. Tra l'altro, io sono andato poi volentieri a leggermi un po' di robe sul personaggio di lei. Tra l'altro, carina, non sapevo, per esempio, che lei utilizzasse due spade laser di dimensioni differenti, che usava. Come le spade giapponesi dovrebbe essere la Tra la teoria. esattamente. Ishi, poi la spada lunga, poi bella anche la roba, insomma, è una di quelle cose per cui dico: vabbè, però ci sono un sacco di serie fighe legate a Star Wars, magari meglio pure dei film, e poi me le potrei andare anche a recuperare. In effetti, tra l'altro, sono lì su Disney Plus, per cui è una di quelle cose che per carità non è che dico: ah, ok, figata, c'è questo personaggio qui così, però in qualche modo mi fa quello che deve fare, cioè farmi venire interesse su quella linea narrativa e vedere eventualmente di approfondirla, che poi era anche una cosa che mi piaceva molto nell'universo espanso, ormai Legends. E no, mi è piaciuta comunque la puntata, mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuta la messa in scena, per carità, canonica, convenzionale, quanto volete, un po' alla Kill Bill, però era carina, era bello trovare un duello in cui comunque ci fossero due personaggi, diciamo due combattenti che avessero in qualche modo un po' i numeri per rendere l'esito non così scontato, anche se poi, vabbè, chiaro, vai a vedere. Però, insomma, era così bello il fatto di vederlo da fuori. Non lo so, l'ho trovato un episodio estremamente gradevole e estremamente Star Wars. Sì, Sì, hai ma detto alla bene fine. perché è gradevole, cioè tu non gli puoi dire niente perché appunto è molto 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 Ma questo però gradevole. secondo me era anche un po' sopra la media, anche a livello di Sì, ma sono trovate d'accordo. critiche. Ma poi, allora, il discorso è sempre quello, c'è anche un po' mi devo mettere il cuore in pace su sta cosa, nel senso che per quello che a questo punto evidentemente vuole essere The Mandalorian, mi sembra abbastanza impeccabile al di là di qualche sbavatura, alti e bassi, quel che vuoi, vuole essere sta roba che gioca ad equilibrismo fra la storia di lui e del Baby Yoda e dei suoi personaggi che ha conosciuto nuovi. Per chi non sa niente di guerre stellari, ma può comunque capire e seguire queste cose, il resto sono boh, tizi che appaiono, e la roba invece super in continuity con le cose di Filoni e che ci infila dentro un sacco e che alla fine porta un pochino avanti le cose rimaste lì, infilandole di qua e di là per chi è dentro tutto quel mondo là e cerca di danzare lì in mezzo. E probabilmente io la trovo, io non so, immagino anche altri, però trovo un po' frustrante questa cosa qua perché a volte ho l'impressione che si tenda a trascurare un po' troppo quello che ha di suo, di buono e di unico la serie, cioè le cose che ha messo lì sul piatto proprio la serie senza prendere da altrove, perché ogni due puntate devi far vedere quel personaggio là e dire a chi lo conosce, ah, guarda che intanto lui ha fatto questo, adesso sta andando a fare quest'altro e vuole fare fuori quell'altro lì. E mi sembra a tratti un pochino troppo al servizio di cose che non sono importanti per come la vedo io per questa serie qui. Però vabbè, cioè, alla fine è anche un po' questione di quello che si cerca nella serie. Immagino che chi invece è quasi più interessato a sapere che fine ha fatto Ahsoka Tano che a seguire il Mandaloriano è contento. È un po' un equilibrio fra queste cose qua. Sì, il super fan che non, vabbè, mi ci metto in mezzo, ma non sono esattamente io, perché io, ad esempio, tutti i libri, tutte le robe non le leggo, guardo e basta, non leggo più. Il super fan sarà sicuramente iper contento. Io, sinceramente, se non ci fosse stata Ahsoka, forse l'avrei anche preferito. È stato bellissimo vedere un personaggio che adoro. E che forse è una delle storie più belle della saga, in live action, che interagisce con i personaggi nuovi, con lo cosetto, con Mando, eccetera, eccetera. Se non ci fosse stata, però, effettivamente ci sarebbe stato un pochino più di interesse. Almeno si approfondisce un pochino di più anche il Mandaloriano di per sé, perché alla fine in questa stagione abbiamo solo appreso in 5 puntate che lui non è un Mandaloriano vero, è un cazzo di estremista. Esatto, un Fine. jihadista No, no, mandaloriano. attenzione, lui è il Mandaloriano vero e gli altri sono dei palle mosce. Ah, sì, giusto. Puoi Questo di vederla di anche da questo punto di dipende, è vista. questione di punti di vista, questione di come ti hanno educato, religioso.
Lasciamo aperto tutti, non mettiamo il crocifisso mandaloriano in classe e lasciamo fare. Sai cosa? Questa stessa puntata, se invece di essere Ahsoka Tano era un'altra Jedi mancata. Jedi sarcazzo, praticamente. Sì. E poteva essere, secondo me, più si veniva ovviamente a perdere quell'aspetto del sono un fan, conosco Ahsoka Tano, è figo rivederla, che capisco, cioè... Esattamente come quando guardavo, che ne so, Angel e riappariva un personaggio di Buffy. Wow, figata! E però se tu sei uno che guardava solo Angel, dici chi cazzo è questo? Lo capisco. Però il gusto è che adesso con internet, già allora in realtà, però è il punto che adesso sei sulla piattaforma che ti permette di scoprirlo, teoricamente. No, certo, ma lascia stare quello che dico. Mi sono trovato dall'altro lato della barricata, per cui capisco, cioè, l'altro punto di vista. Al di là che lì era uno spin-off diretto di Buffy, qua insomma comunque un po' più ampio come discorso. Ma vabbè, non è quello che voglio dire. Quello che voglio dire è, però se... lei fosse stata una Jedi qualunque e veniva a mancare questo aspetto qua, però magari diventava più interessante a livello narrativo nel contesto di questa serie qui, perché diventava un personaggio che magari mi spiegavi un po' di più, invece di dire ho conosciuto il più grande di noi che è diventato cattivo e che chissà sa che lei era l'allieva di Anakin Skywalker, magari invece ci infilavi una storiellina carina che creava un po' più di mitologia attorno al personaggio, e invece di dire lì voglio andare ad ammazzare Thrawn e lasciarla lì perché Thrawn lo citi e chi sa chi è Thrawn non ha bisogno che glielo spieghi, ma invece chi non sa chi è Thrawn era più sfizioso se le davi uno spunto, un qualcosa che veniva un attimino spiegato, secondo me, di dire voglio catturare quello che quando ero piccola mi ha molestata, che ne so. Cioè, secondo me il fatto che usi questi personaggi, anche il personaggio di Katie Sackhoff, il Giancarlo Esposito, eccetera, finisce che ci metti dentro cose fighe se sai cosa sono, irrilevanti se non sai cosa sono, e ti perdi l'occasione invece di metterci robe contestualizzate, raccontandole e dando un po' più spessore alla serie, perché diventa tutto, non c'è bisogno di spiegare chi è questa, perché tanto chi lo sa lo sa. Ho capito, chi non lo sa, però invece gli stai togliendo il fascino di vedere un personaggio interessante. Hai colto praticamente nel segno qual è la vera perplessità e debolezza di questa seconda stagione. È ancora una volta Star Wars che invece di raccontarti qualcosa di nuovo, come faceva o tentava di fare alla luce dei fatti la prima stagione, si ancora si parla addosso e diventa estremamente autoreferenziale dal punto di vista della narrazione, perché i fan vogliono quelli, i fan non vogliono la nuova trilogia, cioè la seconda trilogia, non vogliono il prequel, vogliono la trilogia sequel dove parla addosso sui fatti, vogliono che Rey sia una Skywalker perché non possono tollerare che sia una figlia di nessuno, quindi cioè, è proprio materia per i fan che vogliono essere confortati sapendo che quello che amano è ancora lì presente, ed è una grande hai detto proprio bene, è proprio la cosa che manca in questa serie, che non ti dice niente di nuovo, perché sono tutte cose che tu già sai in fin dei conti, tranne che il fatto che Ahsoka Tano dopo la caduta dell'impero è ancora vivo, quindi dopo anni, però ci vuole una banalità di collocazione temporale, come sapere che Boba Fett è ancora vivo, cioè ci dà qualcosa in più, no? Però non sono così tanto d'accordo che il fan voglia soltanto quello che c'è nella trilogia originale. Banalmente, Ahsoka non c'è nella trilogia originale, è un personaggio che è venuto fuori, per la carità, e lo reputo il migliore di Guerre Stellari finora perché è quello che ha avuto 7 stagioni di Clone Wars e altre 2 di Rebels per emergere, per avere la sua storia scritta. Però non era originale. Secondo me c'è solo voglia di roba scritta bene, finché rimaniamo anche soltanto nell'ambito del sufficiente e non arriviamo al oh mio Dio di l'ascesa di Skywalker, a me va benissimo. È per quello che secondo me non è che il fan vuole per forza rimanere ancorato alla roba degli anni 70-80. No, perdonami, non è forse mi sono stato frettoloso e mi sono espresso, era proprio legato al fatto che cioè la gente preferisce più qualcosa che guarda indietro a cose che già conosce, intendevo in questo modo, piuttosto che andare a guardare avanti. Per esempio, ti porto un altro esempio. Adesso si fa tanto questa curiosità, questo punto di interesse legato a quella che dovrebbe essere la nuova serie a fumetti, il nuovo romanzo e tutto quello che verrà ambientato nel periodo chiamato dell'High Republic.
cioè, in realtà dell'High Republic, ancora con i Jedi, ancora con una struttura che bene o male conosciamo, a me non interessa niente, a me interessa sapere cosa succede dopo la fine di Rise of Skywalker. Mi interessa vedere un poco come quella cosa si sviluppa, non che mi vai a esplorare delle cose di una lore già accennata, già conosciuta e che purtroppo sono cose che restano un po' lì perché poi a livello narrativo devono coinvolgere, coinvogliare tutte quante direttamente in quello che sarebbe la trilogia prequel. Non so se mi spiego, cioè ci sono dei punti fissi in cui è più facile che sono le tre trilogie cinematografiche, non si scappa, e poi ci sono non si va ad esplorare quelli che sono, diciamo, gli sviluppi narrativi successivi, sempre perché, secondo il mio punto di vista, ci sono delle direzioni, diciamo, delle scelte, chiamiamole di scuderia di produzione, che non vogliono prendere impegni per il futuro perché non sanno ancora come questo futuro si evolverà e non vogliono in nessun modo che questo futuro venga scritto in maniera troppo rigida da un prodotto, tra virgolette, minore. Cioè, queste sono le mie sensazioni. Forse Ok. spero di essermi spiegato meglio. Sì, assolutamente. Assolutamente. No, ci sta. Ci sta alla grandissima. Sì, effettivamente di tutto quello che succede, cos'è, 100 anni, 800 anni prima, va bene, però Però anche anche no, meno. anche meno. Esatto. Ok, vabbè, comunque alla fine. Secondo me comunque adesso sì, è credibile che le prossime tre puntate ci sia un po' un'accelerata, anche perché sperando che nella prossima puntata arrivi lì dove deve mettere Yoda sul piedistallo e dargli una spolveratina. Pensa se non succede un cazzo. Pensa se nella prossima puntata c'ha di nuovo un guasto e deve fermarsi su un È pianeta vero, desertico. che... Oddio, no, è no. finita la benzina, Cristo, La lo sapevo, so, la so. C'è un guasto, finisce su Tatooine e c'è la puntata con Boba Fett. però c'è la puntata anche con Timothy Olyphant, ti immagini? Cioè, torna Esatto. Timothy Olyphant, per me la puntata la siamo portata a casa, che se ne frega di Yoda. No, anche perché mi immagino che, cioè, siccome comunque adesso c'è lì Giancarlo Esposito, che lo sta seguendo, se arriva lì dove deve mettere Yoda sul piedistallo, sicuramente arriverà lui a spaccargli i maroni, magari arrivano anche i Mandaloriani sgamati senza casco, cioè mi immagino che succeda un po' di bordello. Ecco, questo sarebbe veramente figo. Un poco di trame che vedono, diciamo, un punto di congiunzione che succedono cose, insomma, Beh, che che poi è la sarebbe stessa cosa che è successa nella interessante. prima stagione, nelle ultime puntate ha ripreso i personaggi mostrati in Sì. giro per i pianeti e li ha fatti arrivare tutti assieme. Esatto, non me lo aspetto per la prossima puntata, me lo aspetto per quella dopo, per la penultima. Ok, prossima puntata guasto, quindi. Prossima puntata sarà: arrivano nel pianeta del Tempio, c'è la side quest da fare, gli ultimi 5 minuti lo piazza sull'antennone e fine così. La so. Arriva, lo mette sul piedistallo, non succede niente, 10 minuti di silenzi western con loro che si guardano, popom, fischietto, e poi scopriamo, aspetta, serve un triangolino mistico da infilare in questo buco e passa di lì per caso un Jawa che gli dice, Buccini, starai qui. Vanno a recuperarlo e tornano, mettono il triangolo, finalmente si accende il turbo piedistallo che dovrebbe chiamare uno Jedi e invece arriva Giancarlo No, Esposito. il coso non funziona, il piedistallo è guasto. Ah, Quindi quindi bisogna portarlo su un altro pianeta. devono Buccini! riparare il piedistallo. Ok. È un Cazzo, casino. io Tra voglio... l'altro è una serie da questo punto di vista veramente... Boh, mi chiedo effettivamente fin dove la possono spingere, ma poi penso, ma loro che cazzo gliene frega se la possono Finché la spingere da gente lo solo. guarda possono andare avanti, Sì, sai eh quanti sì. pianeti, poi voglio dire, sai quanti pianeti possono inventarsi, finché continuano a inventarsi pianeti, che ogni 3 pianeti 2 sono desertici, sai che ci vuole. Sì, poi ogni tanto trovano... Chi lo sa? Che in effetti se ci pensi in questo pianeta non era desertico, ma comunque è stato desertificato con la deforestazione, che cazzo. È quello che avrei fatto io, però. Sì, è vero, va detto. L'ultima cosa che ci tenevo a dire, ed è,
Allora, no, due cose. Mi è venuta in mente una cosa, ma se c'è un altro guasto, va anche detto una cosa: non è che puoi atterrare sempre su un pianeta dove c'è la gente, come sul pianeta di Carl Weathers, che in un'ora ti rimette a nuovo l'astronave. Attenzione, magari ci vogliono due puntate di silenzi, fischietti, si guarda negli occhi con Yoda per rimetterla a posto. Ma al di là di quello, io ho visto passare su Facebook, non mi ricordo cosa fosse, forse era IGN America, un articolo che titolava una cosa tipo: in questa puntata c'è il duello fra Jedi più figo dai tempi dei prequel. Allora, calma, perché innanzitutto, è bello, è carina l'idea di loro che ne parlano invece di farcelo vedere perché non hanno il budget per fare un duello fra Jedi figo e quindi lo facciamo con un'idea, ripeto, molto carina. Non lo so se è per il budget, però insomma. 800. Però, bel duello messo in scena in questa maniera. Scusate, adesso c'è, vabbè, l'odio, però il combattimento Jedi con le guardie di Snoke alla fine degli ultimi Jedi, vaffanculo, uno dei combattimenti più Jedi più belli di tutto Guerre Stellari, fate i bravi. Allora, io penso che quello là sia il combattimento più bello di tutto, con tutti i suoi limiti, di tutta la nuova trilogia. Vabbè, non ci vuole molto. Esatto. Quale? Il combattimento, Il quello della Sala del Trono? combattimento, La Sala del esatto. Trono di Snoke, che E vabbè, poi. ok, tecnicamente non è un duello, ok, va bene, forse è quella la pignoleria, l'hanno, c'è scritto duello, è il duello più figo dai tempi di Sarebbe bello prequel. vedere se la colonna sonora è quella di Duels of Fates. Ma in effetti non è che ci siano stati poi tutti questi duelli, cioè, nei prequel c'era. Ci sono stati duelli? Nei prequel Sì. c'erano solo due, cioè uno li No, perché erano aspettava. sempre in tre, in due e mezzo. Dici sotto questo punto di vista, però duelli dal punto di vista di due persone. Obi-Wan e Anakin, Yoda e Palpatine, la maggior parte in episodio 3. Però a questo punto no, cade Io proprio la lo so che dico denominazione una di cosa duello controversa, ma secondo me fate. sono tutti brutti quelli. Comunque. Vabbè, cioè, il problema lì è che il Conte Dooku, quando è inquadrato in prima persona, ha cioè delle movenze stranissime e poi si muove in maniera incredibilmente agile perché è un'altra persona che si muove al posto di Christopher Lee. E quindi tu fai, cosa sto guardando? Però, sì, comunque cade la denominazione di Duel of Fate, cioè perché Duel of Fate comunque sono tre di loro che combattono. Beh, vabbè, dai, c'è il pezzettino finale. Dopo che muore Qui-Gon Jinn, lì diventa un duello. Ma in effetti, duelli, non è che ce ne siano poi così tanti di duelli in Guerra Stellare. C'è sempre gente che rompe le palle attorno. Perché i geni Ma sono degli soprattutto, spazzi. duelli belli non è che ci siano tanti. Perché adesso, dipende da cosa si intende. Nella trilogia originale sono belli perché sono belli emotivamente, ma non è che siano sti gran bei combattimenti. Anche perché è sempre uno che non sa combattere, un vecchio, un tetraplegico con l'armatura. Cioè, come fanno a combattere bene? Vuoi dire che quello dell'impero colpisce ancora con dentro la sala della carbonite, non ti No, no, emoziona? Cioè, è quello anche bellissimo. tecnicamente, Sto dicendo bello che non comunque. è un duello figo fra due Jedi che danno specie. Cioè, per me l'unico combattimento che abbiamo visto al cinema fra Jedi in cui effettivamente gli Jedi fanno le cose che vorresti vedere fare agli Jedi è quello di episodio 1. Tutti gli altri è sempre gente che combatticchia un po' come cazzo capita, o il robot minipimer nel secondo prequel. Ma cioè, Sì, scusa. allora dipende sempre. C'è un discorso bellissimo una volta con Lorenzo Fantoni, anche lui super nerd, salutiamolo sempre. Il problema è proprio legato, sai a cosa? Al punto che cosa fa nello specifico, qual è il punto di riferimento per i duelli in quel film? E nella trilogia classica c'era il Ken che aveva appunto quelle posizioni, quel tempismo, quelle cose, e quindi dentro l'impero colpisce ancora, quello è un buon duello di Kendo. Nella trilogia prequel è chiaramente tutto quanto puntato sul Wuxia, e quindi sono di nuovo salti, spadate e cosa. Molto Tigre e il Dragone, per capirci. Quelli che hanno veramente toppato, e quindi dici tu nel primo episodio in La Minaccia Fantasma, quello è figo perché è un ottimo duello Wuxia, dove hanno toppato veramente, che non ci hanno avuto una direzione artistica dei duelli o delle coreografie degli stunt nella trilogia nuova, perché combattono come se mantengono delle zappe. E io non posso non pensare al fatto che le spade laser peso non ce l'hanno.
quindi che dai quelle bastonate come se fosse una Claymore, mi sembra. E a me invece piaceva quello, perché era un po' un mettere in campo la rabbia di coso, di... Dai, insomma, del figlio d'arte, e lei che era non era questa grande Jedi, però sapeva combattere con il Col bastonazzo e bastone. quindi si Io arrangiava in però, quella ragazzi, vi sento di segnalare una cosa molto importante, cioè che i direzione. Jedi quando combattono con le spade laser utilizzano costantemente la forza e Sì. questo probabilmente li affatica. Ah, dici sul fatto del peso delle spade? Sì, secondo me il fatto del peso delle spade, cioè in realtà senti, percepisci quella pesantezza lì, anche perché in realtà loro si stanno, cioè, oltre, anche perché se non usi la forza, se non stai attento, cioè, ti tagli una mano, cioè, fai due cazzate e ti tagli una gamba, Secondo me cioè, state ma sottovalutando il fatto che sono quasi tutti vecchio col culo pesante. Anakin Skywalker sulla sua spada aveva messo praticamente il blocco nell'ilsa per fare proprio una mossa che fa tantissimo dentro Clone Wars, ovvero il lancio della spada. Ecco là, se tu lo usi, cioè se tu la lanci senza il click sull'ilsa, tu prendi la lancia e la spada rientra. Sì, ho capito, ma Cristo vuol dire che con la forza non riescono a tenerlo premuto senza montare l'aggeggio? Lo fa soltanto Anakin Skywalker. Quindi è il più Perché debole. il più forte, Perché gli no, perché altri il lo più possono fare forte. ma senza dover montare niente. No, non Con lo la forza, lanciano mentre la lanci, tieni premuto perché è una anche l'aggeggio. sboronata. Quindi non lo fanno perché i Jedi non possono essere, non possono fare. È tutto un no, però dai. Eh sì, che Poi ci tempo. credo che sbroccano. Beh, ma sì, Questo cioè. no, e quello no, ma io piuttosto me ne vado sul pianeta deforestato a farmi i cazzi miei. A bermi il latte verde direttamente dalle mammelle degli alieni brutti. Molestare Sì, gli alieni. esatto. Peraltro, sempre tornando sul tema degli Jedi che erano una banda di rincoglioniti, Ahsoka Tano dice: ho avuto la dimostrazione che se pigli uno che ha questi sentimenti forti, poi va tutto a puttane. Ma lo sapevano anche gli Jedi quando arriva Anakin. Yoda dice: no, è troppo vecchio. Ma guarda che è forte. Vabbè, allora addestriamolo. Ma come? Ma scusa, cioè, 1100.000 anni di dogmi e sapere che non bisogna prendere quelli che sono già un po' grandi perché c'è il problema, le emozioni, eccetera. Poi, siccome arriva uno che ti dicono che è potente, va buona, dai, addestriamolo. Ok. Ogni volta che entra in gioco la forza, comunque questo universo che noi amiamo e tutto va a pezzi proprio perché non c'è una chiara direzione e vale tutto un po' quello che viene scritto. Vabbè, dai, basta con queste conversazioni super nerd con cui secondo me ci Non siamo riusciamo più. persi. Qualsiasi scambio. Siamo passati da Mandalorian, boh, che pale ha. No, però vedi la forza. È il tuo. Ma è veramente un duello? Cioè, un flash della spada. Ok. Ragazzi, però dopo 45 minuti è normale, si entra nelle cose più capziose, diciamo. Va bene. Dovreste vedere cosa viene fuori quando si parla, cioè, non so se avete mai fatto una maratona del Signore degli Anelli. Il film lì, veramente dopo, alla quarta visione, poi cioè, lì dopo il primo film iniziano veramente i bilanciamenti di forza, ma questo è una brutta brutta cosa, perché poi capisci che veramente nella vita le cose le hai fatte tutte sbagliate. Metti in pausa e fate voi la parte di Tom Bombadil leggendola. Madre di Dio. No, ma non è veramente le cose più. Ma semplicemente qui Dandel poteva vincere, poteva perdere, cioè, ma metti davvero in discussione anche l'esito della cosa. Cioè, perché lui è un semidio, quell'altro no, però questo però non era un barro comune, era quello che aveva combattuto così, quindi aveva questo potere perché non l'ha usato e ti va tutto in merda. È Vabbè, ma proprio è il come modo, commentare la partita. è proprio il modo in cui Tolkien non avrebbe mai voluto che finisse la sua opera. Perché giuro, se sapesse che è finito che a ispirare i giochi di ruolo, così secondo me si taglierebbe le mani, si taglierebbe Quello che facevano perché io ero sempre là con là che cagava il cazzo per dire no ragazzi è una storia deve funzionare così perché figo durante cioè non avete capitato non vi è capitato nella vostra bolla social quelli che facevano l'analisi tipo Normandia della lunga notte Ma cioè voglio, no ero io, cioè ero io le parole della bolla social. va bene dai basta con questa di
divagazione. Grazie per averci ascoltato fino qui, grazie a voi altri, e direi alla prossima settimana quando parleremo del nuovo guasto all'astronave di Mando. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.